tutti abbacchiati. E Sammy è triste perché gli fate la pernacchia. No, Sammy? Ma quanto è lungo? No, è il collo. No, siamo seduti qua. Il nostro il salotto è conciato così oggi. Dice la telecamera. Il divano è stato aperto in tre e abbiamo messo il tappeto qua perché abbiamo girato Yoga Challenge. No, però non possiamo dire abbiamo girato, abbiamo provato, non possiamo dire com'è andata, però abbiamo sì, abbiamo fatto Yoga Challenge perché tantissime ce l'avevate chiesto e era il caso di farlo. Ed era il caso di farlo perché poi era troppo divertente, però lì non ci stavamo. Quindi alla fine abbiamo spostato qua il tappetino, riorganizzato il salotto, non abbiamo considerato loro due, uno e due. Questi due teppisti. Se... Non abbiamo considerato questi due teppisti. Che noi a casa abbiamo dei topini. Sì, hanno influenzato. Sicuramente. Sì, hanno influenzato ogni singola posa, specialmente lo stroncetto. Ed è anche questo il motivo perché Semi si è preso una pernacchia. No, ma guarda che anche sì, lì. Se l'è presa la pernacchia. Eh sì. E Olivietta andava dal papà, vero? Un angelo, lui che sale sulla telecamera. Vedo che sale sulla telecamera. Guarda. Posa di Semi. E vediamo Olivia in posa. Anche tu. Ma Olivia è bravissima. Guarda come. Ma Olivia è bravissima. No, ma è bravissima. Comunque, a parte Yoga Challenge e a parte questi topini. Buongiorno! 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 Oh mio Dio, che vista! Dai! Intanto si vedrà nella Yoga Challenge le posizioni migliori. Sì, Andrea mi ha anche sgridata, quello non si è visto. A parte che secondo me, ve l'ho detto, più che yoga, cioè, più che posizioni yoga, sembrava posizioni The Kama Sutra. Sì, sembrava una cosa un pochino un po' spinta. Andrea mi ha sgridata perché sulle mani ho lo smalto bianco. Non si può vedere. Chiedo assolutamente a mettere d'estate perché adoro lo smalto bianco d'estate. E sulle ditina dei piedi lo smalto rosso, che è una cosa che detesto. Aia! Che è una cosa che detesto anch'io. È divertente. Facciamolo per tutta la casa. Già. Quanto è divertente. Oh, mio Dio, ma quelli sono tutti i peli di Semi? Sì, che lei poverina c'ha addosso, guardala. Amore, devi alzarti, devo togliere il tappeto. Devo finire il discorso sullo smalto. Sì, il discorso. Anche a me non piace lo smalto diverso. Vergogna, sulle mani. Una come e te che ha lo smalto diverso. Però vergogna. Devo cambiarlo, anche perché l'ho messo ieri quello sui piedi, quello rosso, rovinatissimo. Già, anche quello sulle mani rovinatissimo, perché non riesco mai a star ferma quando metto lo smalto. Vero, Topolin? Adesso dobbiamo riordinare qua. Riportiamo questo salotto nello stato originale. È passato lì sotto. Andrea sta controllando il grezzo, diciamo. Sì, Andrea sta controllando il grezzo. È bello? Sì, con la mia bella paulana. Con la sua birra e lui qua su. Non è cambiato niente. Tanto tempo che non facciamo i video vlog a Lodi. Ma è tutto uguale. Olivietta dorme tutto il tempo. Non posso farlo vedere, ma questa è bellissima. Si stura l'oreggia. Lui fa il gatto come sempre. Andrea ha la sua birrozza in mano. Posso farla vedere? Possiamo farla vedere un'anticipazione? Dai. È stato troppo, è stato divertentissimo. Figo. Questa challenge è stata divertentissima. Sì. E ci sono stati anche dei momenti però di vero pericolo perché ci stavamo ammazzando. Perché bisogna essere molto flessibili. Come hai detto tu, non è tanto questione di forza o resistenza fisica. È questione di equilibrio. È questione molto di equilibrio e di elasticità. Sì. Di flessibilità e di coordinazione anche. È un equilibrio. Secondo me lo yoga in questo senso, e cioè può essere inteso in questo senso, l'equilibrio esatto. Tra la forza, la concentrazione. La forza fisica e mentale, infatti a me piacerebbe tantissimo. La forza non è un problema, noi abbiamo di forza. Mi piacerebbe tantissimo fare yoga, però qua a Lodi non c'è neanche una scuola, neanche un corso dove fare yoga, proprio non esiste. Sono arrivati l'altro giorno questi fondotinta, li lasciate qua perché volevo fare la foto, farveli vedere, di questo marchio che io non conoscevo in realtà, non ne avevo mai sentito parlare e devo ancora provarli, li ho solo testati sulle mani. Questa è la linea Naked Skin. Oggi era la giornata perfetta per fare Yoga Challenge perché fa caldo ma non fa caldissimo, c'è questa arietta fresca, stanotte ci sono stati dei temporali assurdi
Anche stamattina. E gli scorsi giorni invece si moriva, faceva un caldo bestiale. Sarebbe stato infattibile completamente. Sarebbe stato assolutamente infattibile. Solo qua, tenere in tensione, cominciava a grondare e poi scivolava. Sì, perché ci sono delle posizioni assurde dove bisogna proprio tenere l'un l'altro in tensione tutto il fisico. Invece sì. Oggi si sta veramente bene. Ella! Che? Io faccio le foto lì. Io faccio le foto lì alla finestra. Ti propongo un menù di oggi. Allora, faccio dei bistecchini di fegato. Per il ferro. In padella, reintegriamo un po' di ferro. Esatto. E poi dobbiamo integrare il ferro, quindi inseriamo qualcosina. Accompagnato con dei pomodorini. E ci sono le melanzane grigliate che ho fatto l'altro giorno con limone e il prezzemolo. Buone. Allora ci sta bene. E poi aggiungiamo un mezzo caprino. No, poi aggiungiamo un'altra cosa. Che cosa? Sì, è lo yoga che ci ha fatto diventare così romantici. C'è una posizione dentro il video che si chiama troppo yoga. Bella quella posizione, perché si chiama la posizione del bacio. Sì, sì. Siamo tutti e due in una posizione assurda, scomodissima, e dobbiamo cercare di baciarci. Alla fine della fiera è il bacio più difficile. Un porno yoga il nostro. Non era il nostro, noi abbiamo guardato su internet. Sì, no, le varie poi come veniva fuori alla fine sembravamo. Quello è vero. Queste sono le melanzane grigliate con limone. E il prezzemolo, tagliato i pomodorini ciliegini che io adoro, e ci metto sopra un pochino di origano. Come va lì? Un problema. Non so troppo che problema. Per grigliare tutti insieme. Devo dividerli. Oh mio Dio, li hai buttati tutti insieme? Tutti li ho buttati. Ma che la griglia è accesa? Domenica sera abbiamo fatto la grigliata con la mia famiglia e ho fatto l'ananas tagliato a fettine sopra la griglia con la cannella. Era qualcosa di pazzesco al barbecue. Sembrava quasi di mangiare tipo lo strudel o comunque una torta con la cannella. Era eccezionale. Però non abbiamo più l'ananas, l'abbiamo finito. Invece ci sono rimasti i cosini che potresti mangiare tu. Come si chiamano? I cosini ci sono rimasti. Per fortuna che ci sono rimasti i cosini. Come faremo senza i cosini? Le croste di formaggio. Così le fai fuori. Brava. Questa è rimasta dalla grigliata. Brava. Queste qua. È la crosta di grana padano, o di parmigiano. Adesso sulla griglia. Niente pasta. Che palle. Questa casa si è mangiata un po' pasta. Aspetta. Dai. Facelli, asparagi. Me le lascia bruciacchiare tutte. La cosa fantastica è che diventa in un attimo morbidissima. Adesso sta fumando, quindi devo abbassare un pochino. Queste va mangiate così al volo come aperitivo, se no si induriscono. Melanzane, prezzemolo, limone, pomodorino, ciliegino, origano, gli asparagi grigliati. Se non li avete mai provati grigliati, sono eccezionali. Sono molto più buoni fatti così che fatti cuocere. Cambia completamente. E il fegato. Qualcuno mi sta aiutando a pulire la cucina. Ci vogliono dei muscoli per che questa. Che bravo. Dai. È palestra anche questa, Il problema è la panza per la birra, quella non va giù. Ma come faccio io dopo se tu non hai questa cosina qua? Grazie. Mi piace toccarti. Il problema è che io sotto ho gli addominali, perché se tocchi senti proprio tutti gli addominali così nascosti. Il problema è lo strato sopra. Esatto. Senti, parla spiritosa. Ma è eccezionale questa cosa. Già che ci sono. Che tu ti sei messo a lavare, è eccezionale. Ma senti. Anzi, che tu ti sia messo a lavare, è eccezionale. Bravo, vedi? Anche con Gentili mi sbaglio adesso. C'è un film che voglio assolutamente vedere, che è uscito. Salute! Sei scemo, lo fai sempre. Ma dovresti urlare un po' di più. La perché si sentono. Che stanotisce e fa. Ma tipo succederà una cosa come 10 volte al giorno, sì, non so perché questa signora stanotisce così spesso. E praticamente si sente tutto della gente che abita in quella palazzina del vicinato di fronte a noi, che tra l'altro noi quella terrazza lì, la Doria, quell'altro. Sono due personaggi, uno è la signora che continua a starnutire. E Andrea, non come adesso, in realtà lo fa molto peggio perché proprio urla, come dice salute! E quindi si sente dall'altra parte. E l'altro è questo, se non è proprio un signore, perché non è... È un bambinone cresciuto. È un bambino, esatto, è proprio un bambinone cresciuto. Ogni pranzo, giuro, cascasse il mondo lui, ogni pranzo lo senti. Piera! 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 Giù dalla finestra. Però
con la terrazza lì mi piacerebbe tantissimo, anche se è così piccolina, però giusto per mettere un tavolino piccolo di plastica, però per due sedie di plastica, è bellissimo. È vero, la tettoia non è il massimo, però sì, oggi andiamo a vedere una casa, andiamo a vedere questa villa grande, sembra bellissima, anche nuova, appena ristrutturata, sembra super super bella, abbiamo visto le foto di questo annuncio su internet, quindi no, dobbiamo andare a vederla. Appena costruita. Ah, appena costruita. Quelle ristrutturate erano qua a lobby. Anzi, a dire la verità, mi sa che devono ancora fare le piastrelle. Ah, è vero, quelle che dovevano ancora finire di costruire. Però la cosa figa è che ha pannelli solari sia per l'acqua calda che per l'energia. È bello perché è grandissimo, un sacco di bagni, un sacco di stanze, tantissime. Quindi ci serve anche la stanza palestra. E sì. A me basterebbe anche un terrazzino proprio così piccolino, perché è troppo bello secondo me nelle giornate calde d'estate col bel tempo, la sera, un po' più fresco, mettersi lì, mangiare. Poi solitamente, adesso no, ma solitamente è pieno di fiori, quindi è troppo bello. Che bravo! Però se... smettila, però sei uno stronzetto, perché queste cose chissà perché le fa solo ed esclusivamente quando giriamo un videoblog. Ma è vero, sì, è vero, tutti i giorni, anzi più volte al giorno io lavo, stiro, io faccio tutto. Giuro, in 11 anni che siamo insieme non ha mai stirato quest'uomo. Ma non è vero, non ha mai fatto la lavatrice, non ha mai stirato. Ma non è... no, le lavatrici l'ho fatta una volta, ti ricordi? Ah, è vero, la volta in cui hai messo il rosso col bianco, hai fatto diventare tutti i vestiti le lenzuola rosa. Però è più carino adesso, abbiamo ancora quelle lenzuola rosa. No, le ho lanciate via. Non abbiamo ancora le lenzuola rosa, no, sono state lanciate via. Anche questa acquetta qua. Senti, non è vero, tu fai un lago qua, normalmente. Sì, tu ma prima... Sì, sì, ok, ed è normale. Ah, allora che la mia acquetta è normale. Non devi lasciarla così, alla fine prendi lo straccio e ma asciughi no, tutto. Ma no, ma va, evapora, fa caldo. Anche per terra. Scusa, si asciuga da solo. Anzi, devo prendere la tua testa e tirarla contro il muro. Senti, donna, torna dietro i fornelli, che è il tuo ambiente naturale. Anzi, fammi un caffè. Dai, è già pronto il caffè, ma è sul tavolo. Io l'ho già bevuto. Il mio. Il tuo c'è ancora. Andiamo a fare il nostro giretto. Super lungo per tutta la città. Mi sono buttata l'acqua dietro con me, perché non ho bevuto niente. Questa è tutta l'acqua che ho bevuto oggi. Neanche mezzo litro. Stamattina quando sono uscito a fare un paio di commissioni, mi sono messo a importunare i tecnici di Fastweb cercando di farmi dire quando è che attiveranno la fibra ottica che stavano installando. Ah, è vero. Ma non lo so. Io, dai, più o meno. Ma non lo so, io lo devo solo tirare i cavi. E questi giorni vedevamo che c'erano tutti gli operai che stavano lavorando e stanno mettendo la fibra ottica, che a Lodi è eccezionale. Che non c'è mai stata. Che vuol dire che non dobbiamo più impazzire a caricare i video. Soprattutto un video non ci metterà 13 ore. Anzi, ultimamente non ci metteva 13, ultimamente ci mette tipo 45 minuti, non so come. Perché sempre ma ci sta mettendo veramente pochissimo. Abbiamo cambiato gestore, perché va più veloce. Abbiamo infatti cambiato gestore e con questo è meglio perché va più veloce. Adesso che c'è. Non c'è ancora, però dovrebbe essere pronta a breve la fibra ottica. Dovrebbe essere super veloce. Vero? Vediamo se riesco ad aprire la bottiglietta. Che mi guardo? Ce l'ho fatta, hai visto? Sono multitasking. Mi scappare. Perché mi guardi? Perché sei super gnocca. Io non so, in quel video, yoga challenge del video, non so. Non so quante sue battute debbano essere censurate. Dio mio. Andiamo un attimo qua dal mio amico a bere il caffè. Perché c'è il dolcetto. Il dolcetto artigianale, fatto di cioccolato bianco e pasta di mandorle. Ecco perché voleva il caffè. Sì. A parte che ha bevuto quello che mi avevi fatto, che mi avevi lasciato lì senza zucchero, grazie. Ma perché non... Vieni. Che... Dai. Guarda che veramente... Vieni. Sì, sei incredibile. Nonostante avessi lavato tutte le padelle. Per una volta. Che sei veramente ingrata. Ah!
sì, è spettacolare. Sono venuto a prendere il mio caffè con dolcetto. Mmm, buonissimo, è eccezionale questo. Che è eccezionale, sì, ma te lo sei mangiato tutto te? È eccezionale, cioè. Ma scusa, cioè, ma non è giusto. Non è giusto. Lo prendeva in giro il barista, ci conosciamo perché noi passiamo sempre di qua. Mi prendeva in giro perché stavo mangiando tutto il biscotto di Andrea. Aspetta che l'assaggio, aspetta che l'assaggio. Un morsettino, prendevo anche le briciole. Vero? Prendevo anche le briciole. Conviene sbrigarti perché sta già lasciando, non lascia neanche. Ma era troppo buono! Tu l'hai già mangiato mille volte, io non l'avevo ancora assaggiato. Infatti è una pasticceria. Però lo fanno anche al caffè e al cioccolato. Quello mi sarebbe piaciuto tanto, però ho detto che quelli ci saranno da settembre. Perché adesso col caldo non li fanno. Qualcuno aveva bisogno di riposarsi. Zampina pure. Qualcuno aveva bisogno di riposarsi. Metti la camera qui, guarda la sua zampa. Vedi, proprio un sciallo, un sciallo. Ho trovato questa panchina. Parchetto. Riposiamo un pochino. Facciamo riposare la piccoletta. E poi proseguiamo il nostro giretto. Tra l'altro sembra che stia per mettersi a piovere. Speriamo. No, dai, così voglio, si raffresca. Io non voglio che si metta a piovere. Si raffresca. Vorrei poter fare il nostro giretto, qualcosina stasera. Al giretto lo facciamo. Ma così non riusciamo a mangiare in terrazza. Andiamo, piccolo, vieni. La principessina col papà in braccio. Sì, l'ultimo pezzo di strada si fa così. Aspetta un attimo, scusa, com'è che si fa? Così. Vede. Io non lo volevo dire, giuro, non lo volevo dire, però non resisto. È stato lui a chiedermi di riprendere lui con Olivia così in braccio, perché mi fa: dai, prendimi adesso, prendimi così di profilo, così si vedono i muscoli, si vede il braccio muscoloso. Oh mio Dio. Si vede nel braccio muscoloso? Sì, si vede, amore, si vede tantissimo. Sei stupendo. Ma che bello che sei, Nini. Amore. Adesso, senti, non esageriamo. Cosa stai facendo? È la nuova canzone di J Balvin. Ma che fa? Dun 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 dun. Te lo adoro J Balvin. Siamo per strada che stiamo andando a vedere la casa e vedete tutti questi campi intorno, perché non si trova a Lodi, si trova fuori Lodi, non lontanissimo da Lodi, però non in città, però si può dire in campagna, perché intorno in teoria dovrebbe avere solo campi. Sì, intorno dovrebbe esserci solo campi. E ci piace, dalle foto che abbiamo visto ci piace tanto, perché è molto molto grande ed è la cosa che vogliamo assolutamente noi, perché la casa dove siamo adesso è veramente piccola. Si è riempita tantissimo. Un po' di giardino ce l'ha. È il giardino, dietro. Il che è fantastico per i cani, sia davanti che dietro. E dietro penso che sia quello più utilizzabile, perché è privato, quindi la gente che passa non vede dentro. Quindi sarebbe molto carino per fare le grigliate, prendere il sole, per i cani, per correre. Noi li portiamo sempre fuori i cani tutti i giorni, tre volte al giorno, però comunque avere il giardino sarebbe fantastico per loro. Eh beh, avere uno spazio dove stare, dove verde, perché loro proprio hanno voglia di uscire tantissimo. Devono ancora finire di costruirla, quindi ci sono per terra tutte queste cosine. Qua c'è il giardino dietro. Questo è il piano di sopra, di là c'è il bagno, altre camere. Questa tipo è la terza o quarta camera. Dovrebbe essere quella matrimoniale, tipo, lì ne faranno altre di vile. E anche questo balconcino qua, così. La perché è grandissima. Sì, io trovo che sia molto molto grande. Molto, molto grande. Ci sono due zone notte. Perché sono... ce ne sono tre. Sì, tre camere. Ci sono le travi a legno, possiamo scegliere noi la pavimentazione, le scale sono di marmo bianco.
si va giù nella zona al giorno. E sì, io sceglierei il parquet, perché adoro il parquet. Sì. I muri, il riscaldamento e quello pavimento. Sì, esatto, tutto il pavimento riscaldato. Tutto il pavimento riscaldato. Con i pannelli solari e pannelli... Ci sono i pannelli solari, classe energetica B, quindi alta, e addirittura si può scegliere il riscaldamento per ogni singola camera. Esatto. Che è fantastico anche. Questo ci farà vedere quella ultimata. Esatto, che stanno consegnando adesso. Che stanno consegnando adesso, così almeno la vediamo tutta sistemata, tutta già pronta. Per un cantiere con l'infradito. Infatti ero indecisa se mettermi l'infradito o scarpe di ginnastica. Questa è la casa ultimata, la cucina con tutte le piastrelle. Fate così, sono carinissime. C'è anche il garage. Però in realtà ci sono due posti auto, perché una potrebbe stare qua dentro e l'altra fuori, nel caso. C'è il zinetto per i toppini, la cucina. Infatti mi piace il fatto che la porta a finestra sia in cucina. Sono una delle stanze più importanti. Sto vivendo un dramma. Siamo tornati a casa, mi devo fare da mangiare, ho le trofie, ma non ho il pesto. Un chilo e due d'anguria! Aspetta! Era così l'anguria, era la metà di un'anguria grande. Un chilo e due? Cioè, voglio dire... Questa per me è felicità. Felicità allo stato puro. Tu sei completamente fuori. Sopra il limone. Tu sei completamente fuori di testa. Perché buonissimo. Avresti detto? Che cosa? Un chilo e tre. Un chilo e tre, no. Sembrava... Sono curiosa. Ecco. Ti devi lasciare dello spazio, perché ho deciso. Le trofie non le faccio col pesto, perché il pesto non c'è. Le faccio col ragù. Cosa? Questa. La bottarga. Abbiamo preso... Ah, ho anche le vongole. L'abbiamo presa... abbiamo anche le vongole. Porca miseria. Potevo fare quello. Ma era pure se le lascio... Te masci. L'ho mangiata, buonissima. Zon, zon, zon. Le vongole, la questa è la killer cam. E anche questi. Perché non me li hai messi nel risotto dell'altro giorno? Oh, il risotto allo zafferano. Vabbè, basta. Adesso stop. Una fame pazzesca. Quando abbiamo una fame pazzesca, qualsiasi cosa abbiamo già. Sì, esatto. Di tutti i tipi. Basta. Facciamo un mix di robe. Ah, il mio ragù. Bravo, amore. Bonda. Butta di più. Sarà anche... quasi un sacrilegio, la trofia col ragù invece che col pesto, ma sinceramente a me sembra uno spettacolo. Io e Semi stiamo guardando che film ci sono al cinema, vero? Perché viene anche Semi al cinema, vero? Che abbaia tutti gli animali che trova. Sì, tutti quelli che... Poi figurati sullo schermo quello gigante. Cos'è combinerebbe? Cos'è combinerebbe Semi al cinema? Cosa combinerebbe a vedere tutti quegli animali che sembrerebbero così grandi? Dei cani che sembrano degli orsi. Degli orsi che sembrano dei giganti. Stavo guardando... No! Guarda che cosa hai combinato! Cosa combinato, Jamie? Stavo guardando un po' che film ci sono... al cinema, però non c'è quello che volevo vedere io, il nuovo film con Jennifer Aniston. È un film drammatico, non è che mi faccia impazzire Jennifer Aniston, per le commedie brava, però ho visto il trailer e dal trailer sembra veramente bello, ma non c'è. Al cinema dove possiamo andare noi non c'è, ci sono questi che però non mi ispirano, neanche ad Andrea, gli ho fatto vedere anche lui. Fury l'abbiamo visto ed è stata una delusione totale. C'è Brad Pitt ed è questo film, qui dice d'azione, ma è più... In realtà è più un film su Brad Pitt. Esatto, più un film su Brad Pitt, ma è riuscito. Il che non si riesce a capire come sia possibile, perché voglio dire se c'è Brad Pitt. Però è veramente brutto, perché è un film di guerra... ma ha fatto veramente male, no, non vale noiosissimo, non vedevo l'ora che finisse di uscire dalla sala.
E tutti gli altri che ci sono dicono che sia bellissimo questo, però non ho voglia di andare fino a Crema per vedere un film che non è quello che volevo vedere io. Sono d'accordo con te. Era troppo bello Cake. Volevo troppo vederlo, sembra bellissimo. Non c'è. Non c'è. C'è ancora luce fuori, ma in realtà sono già le 9. Questo vuol dire che stanno per iniziare il film. Esatto. Cos'è questo gioco? Cos'è questo gioco? È il JTB online. Ok, non voglio saperlo. Dobbiamo anche portare di nuovo i cani fuori e dobbiamo anche andare a le piante di tua mamma. No, col diluvio che ha fatto, dai. Non c'è bisogno. Gliele fare morire così. Ma no! No, dai, è diluviato, non c'è bisogno. Sì, è vero, sono molto diluviato. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutte. Buonanotte. Buonanotte, topoli. Buonanotte, topolone. Buonanotte. Adesso dobbiamo portare fuori i topi. Sì. Non le passate. Amore, vado io, dai, stai qui tu. No! Vedi il film. Sì. Dai. Cosa non mi dispiace. Aspetta, che devo spegnere il gioco, ferma. Devo salvare.